Michele, lo marito di Tecla, è quella dello Ciamello, per capire. E insomma, con Tecla siamo sposati da una trentina d'anni, ma e non siamo mai tanto d'accordo con Tecla. E io ho fatto sempre lo mercataro. Avevo via la mattina presto e venivo tardi. E insomma, io quando avevo là i paesi poi portavo tanta allegria, tanta cosa, perché io ho venuto sempre lo tonno, c'avevo un bel lo banco di tonno, e allora arrivavo, correte gente, correte donne, tonno, tonno fresco, tonno a pezzi, tonno sano, secco, a carpaccio, con i piselli, correte gente, correte, che è arrivato Tonnarolo Michele! E portavo tanta felicità. Poi dopo arrivavo a casa verso capace l'uno o l'uno e mezzo, le due anche. E non trovo niente pronto, dico, Tecla, dico, ma non hai preparato niente? Dico, io sono stanco e affamato. Dice, è arrivato e lui viene bene dal mercato e vuole trovare pronto. Dice, e che te credi che io non ho fatto niente da stamattina? Mi ci sono volute 2 ore per truccarmi. Poi sono uscita con l'amica mia Rossana e abbiamo fatto su e giù l'ho diritto una ventina di volte. E mi sono pure stancata, sono venuta a casa tra struccarmi e cambiarmi, riposarmi un po', ecco che si è fatto quest'ora. Mo lo prepariamo il pranzo, dico, no, mo prepariamo, dico, o la merenda, dico, sono le tre passate, e insomma, e mo batti il beccato sempre per queste cose qui, e non siamo mai andati tanto d'accordo. E mo che mo da stare qui in casa per il virus, e abbiamo deciso di andare d'amore e d'accordo, d'amore e d'accordo. Però lo vizietto di truccarsi, va bene, di farsi tutta bellettata, con tutta carina, truccata, eccetera, eccetera, non se l'è levato mai ancora. Adesso, per esempio, è poco fa, è dalla bottega, la pizzicheria. Perché adesso la pizzicheria una volta a settimana, ci hanno detto una volta a settimana, e stava la pizzicheria una volta a settimana, e le regole vanno rispettate. E dico, e la bottega sta a 50 metri, e la dico, e che te le sei messa a fare tutto quel trucco di quei tacchi con lo spillo, le calze e con la rete, dico, la pelliccia, tutto rossetto, che poi te metti la mascheretta e manco se vede. Dice, io devo curare la mia immagine, sono so stata sempre così, mo devo cambiare. E insomma, per non litigare, l'ho detto, va bene, dobbiamo andare all'amore d'accordo. Eccola, sta venendo su qui le scale, la sento, le vai aiuta a portare la spesa, sì, no, se arrabbia. Oh, Tecla, vieni, qua, la prendo io. La spesa, te la prendo io. Michele, io ho sulla mano sinistra una busta con mezzo chilo, sì, e non di de spesa dentro. Sulla mano destra ho una confezione di acqua, che sono 6 bottiglie che saranno sui 9 kg di peso, e tu per aiutarmi mi prendi solo la busta quella con mezzo chilo di spesa dentro. Dico, va bene che dobbiamo andare d'amore e d'accordo, ma non è questa qui la strada, Michele. Hai ragione, Tecla, te faccio prima un viaggio, porto la busta alla cucina, poi rimango qua e prendo l'acqua. Aspettami qui, Tecla, perché noi dobbiamo andare d'amore e d'accordo, eh. Sì, Michele, d'amore e d'accordo.